Cosa pretese l'arbitro Langenus prima della finale dei mondiali del 1930? Un'assicurazione sulla vita a beneficio della famiglia, un taxi pronto a condurlo al porto al fischio finale e che un piroscafo salpasse alla volta dell'Europa entro un'ora dalla fine della partita. Del resto non si respirava certo un'atmosfera di fair play prima del match. 12 persone cercarono di introdursi allo stadio spacciandosi per l'arbitro. La recinzione metallica a bordo campo non era stata installata e lo stesso Langenus fu scelto perché era alto 2 metri e doveva essere in grado di dissuadere eventuali comportamenti rissosi dei giocatori. Uno dei problemi più curiosi che dovette affrontare fu il fatto che le due nazionali si presentarono ognuna con il proprio pallone e pretendevano di giocare solo ed unicamente con quello. Fu raggiunta una soluzione di compromesso. Il primo tempo si sarebbe giocato col pallone argentino, il secondo tempo con quello uruguaiano.